è un suo quaderno che ha scritto che da grande voleva fare o il maestro o il calciatore, perché si era affezionato tanto al maestro, anche alla maestra che aveva avuto in precedenza, ma anche il calciatore perché era un bambino sportivo, era un bambino normale. Una vita normale, quella di un bambino di soli 12 anni, tra scuola, giochi, passioni, piccole responsabilità. È quella che ha vissuto Silvio Di Segna, nato il 1 luglio del 1967 a Moncalieri, nella Cintura Torinese, morto nel 1979 per un cancro alle ossa e dichiarato venerabile da Papa Francesco lo scorso 7 novembre. Figlio di Ottavio, ex caporeparto Fiat, e di Gabriella, originari del Veneto, che continuano a vivere nella stessa casa di allora, nella borgata Pecchio di Poirino, insieme al fratello di Silvio, Carlo, più piccolo di un anno. Amava, guardi, correre in bicicletta, giocare a pallone, andava a scuola volentieri, le piaceva tanto studiare. Eppure noi abbiamo solo, insomma, un piccolo titolo di studio, ma poca roba. Questa è la maestra Vanna che ha avuto nel primo anno di scuola e lui è quello lì, il più alto della classe, e la sua maglietta di scuola, la divisa, si avevano tutti la maglietta blu i bambini. È la sua, è proprio la sua, è proprio la sua bandiera della Juve, la sua. Amava tanto la sua squadra, la Juventus, e le piaceva tanto. Oh, era forte, poi era un. Non era tanto grande, cioè robusto, ma era un po' mingherlino, ma alto, molto alto. Difatti si vede anche sulle foto con la maestra a scuola che è di famiglia, somiglia un po' al papà. Questa è la macchina da scrivere che le abbiamo regalato a Natale, io e mio marito, nel 1977, quando aveva 10 anni. E subito lui l'ha collaudata e mi ha scritto subito questo biglietto: cara mamma, ti ringrazio di avermi messo al mondo, di avermi dato la vita che è tanto bella. Dice: io mamma ho tanta voglia di vivere. Ha solo 11 anni Silvio quando si ammala. Il bollettino medico non lascia speranza. Neoplasia ossea. La sua ultima partita che ha giocata qui in un casinale qui alla Pescheretta, qui vicino a noi. E da lì, poi è dal lunedì che ha cominciato a sentirsi il piccolo dolore alla gamba. Dal suo letto di dolore, anche verso noi genitori, ci incoraggiava. Non è che facesse pesare le sue sofferenze su di noi. No, no, diceva: oh, mamma, oggi va meglio, però ha avuto anche lui dei momenti che voleva anche lui andare a scuola come Carlo, essere un bambino, ecco. Il cancro era visto proprio come una cosa, si parlava addirittura di una brutta malattia, che quasi si aveva così il timore di parlare, di pronunciare questa parola. L'idea chiara invece purtroppo ci venne presentata il giorno della cresima, in quinta elementare, quando noi eravamo tutti allegri perché comunque era un giorno importante e un giorno comunque anche di festa per noi bambini. Quando invece abbiamo visto arrivare Silvio Di Segna sulla carrozzina, lì abbiamo cominciato a capire cosa veramente aveva colpito uno di noi, un nostro compagno. Il male lo costringe a letto per 2 anni, lo rende cieco e quasi sordo. I genitori lo portano 7 volte a Parigi in cerca di una cura. Quando andavamo a Parigi si preoccupava sempre della mamma, non del pigiama o di altre cose, la corona e questa Madonnina che lui ci voleva tanto bene. Sì, ho detto, sì, stai tranquillo, ho detto, ma poi ho detto io, non devi pregare, hai tanto male, preghi, basta un po' il mattino, un po' la sera, papà ha detto non basta pregare. Dice, per andare in paradiso bisogna anche soffrire e pregare molto. Mi raccomando, dice, prega, non stancarti, prega, prega. Il 7 novembre scorso Papa Francesco dichiara Silvio Di Segna venerabile insieme ad altri 7 servi di Dio. Guardi, la notizia l'abbiamo presa subito molto molto bene, eravamo seduti sul divano, ma poi ci siamo un po' commossi perché questa notizia non ce l'aspettavamo così presto, magari un domani quando noi non ci fossimo già mai stati più. Papa, ecco, secondo me ha capito una cosa, capisce una cosa molto bella. I santi non sono quelli che fanno delle cose meravigliose. Santo è colui che fa bene
le cose ordinarie. Silvio ha fatto bene tutte le cose ordinarie di ogni bambino. Piccolo giocava, faceva le sue cose come i bambini, faceva, magari non faceva tanti capricci, però era abbastanza obbediente, amava gli amici, giocava molto con loro, era molto sereno. E poi, specialmente nella malattia, ha fatto in modo straordinario quello che farebbe un bambino nella malattia. Un bambino magari non prega tanto, un po' sì, però lui ha pregato molto. Un bambino piccolo non chiede magari la comunione, lui l'ha chiesta per tutti i giorni. Un bambino non si metterebbe da solo a pregare. Lui ha pregato tutti i giorni il rosario. Quindi per me Silvio è un bambino che ha fatto, ripeto, in modo straordinario le cose ordinarie di tutti i bambini di questo mondo.